Salve, buongiorno e benvenuti. Io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Ficconoso, il vostro miglior segugio cacciatore di gustose notizie sul pazzo e bizzarro mondo di Hollywood e non solo, in collaborazione con il sito di Cinema Screen Week. Oggi sono proprio contenta perché parliamo di un attore che io stimo profondamente. Tra i tanti ha lavorato con Scorsese, Spielberg, Eastwood e Tarantino. È uno dei più pagati al mondo e i suoi film si rivelano sempre campioni di incassi. Signore e signori, Leonardo DiCaprio ha esordito come fratellino un po' toccato di Johnny Depp in Buon Compleanno Mr. Grape ed era già pieno di talento. Poi è diventato adolescente e i capelli biondi, gli occhi azzurri e quell'aspetto angelico e un po' maledetto lo hanno reso il Romeo più desiderato da tutte le adolescenti del circondario in Romeo più Giulietta di Baz Luhrmann. E come dimenticare il sogno d'amore che si infrange su un iceberg che ci ha fatto vivere insieme alla meravigliosa Kate Winslet nel mastodontico Titanic, la celebre scena in cui lei si salva galleggiando su una bella porta strappata via dal transatlantico mentre lui ci rimane secco, un sercio di ghiaccio che lei deve staccare dagli stipiti. Che scena, eroe. Ma purtroppo fino ad ora a nulla è valsa la sua eccellente scelta delle pellicole, nonché la notevole interpretazione di ogni personaggio, perché è dal 1994 che Leo, nonostante se becchi sempre la sua nomination, alla fine agli Oscar va sempre in bianco. Non ce l'ha fatta l'anno di Mr. Grape. The Oscar goes to Tommy Lee Jones. Non ce l'ha fatta l'anno di Aviator. And the Oscar goes to Jamie Foxx. Nemmeno quello di Blood Diamond. And the Oscar goes to Forest Whitaker. E neppure lo scorso anno con Wolf of Wall Street. And the Oscar goes to Matthew McConaughey. È stato sbeffeggiato e combattito non poco per questa maledizione degli Oscar. Io dico che ha pestato i piedi a qualcuno nella giuria degli Academy. In ogni caso, con 20 milioni di dollari a film e una fila di gnocche modelle sempre pronte a grattargli sulla porta, miau, credete davvero che le perculate lo abbiano scalfito? O che abbia sentito il bisogno di una pacca sulla spalla? Ecco il suo capodanno su un'isola caraibica circondato da bionde more e rosse. Per non parlare della sua lista infinita di fidanzate, che vanta Kate Moss, Claire Danes, Naomi Campbell, Sharon Stone, Liv Tyler, Alicia Silverstone, Rihanna e moltissime altre. Ma saranno tutte vere? Di sicuro sappiamo che ora sta uscendo con Kelly Rohrbach. Una giovanissima biondona super sexy e modella. Vita crudele. A mia, no a sua. Torniamo agli Oscar che è meglio. Chissà, magari il 2016 sarà l'anno della sua rivincita. Qualche giorno fa è arrivato il primo trailer di The Revenant, il nuovo film di Alejandro González Iñárritu. Vabbè, il regista premiato lo scorso anno agli Oscar per Birdman. Questa volta Leonardo è in versione barbuta in mezzo agli orsi. Utilizzo esclusivo della luce naturale, combattimenti mozzafiato, riprese senza precedenti. The Revenant è già uno dei prossimi candidati al premio Oscar 2016 con queste premesse. Sì, ma per Leo o per Alejandro? Faremo a vedere e speriamo anche per DiCaprio. Io tifo per lui. E spero di non essere sommersa da una vagonata di meme su una sua ennesima sconfitta. Allora, ora tocca a voi. Qual è il vostro film preferito con DiCaprio? Dunque, a me è piaciuto tantissimo Django, Revolutionary Road, Inception, Prova a prendermi, La maschera di ferro. Oh cavolo, difficilmente credo che ci sia un film con lui che non mi abbia convinto. Lo ammiro veramente tantissimo come artista. L'album de figurine non ce l'ho mai avuto, ma lo ammiro veramente tantissimo come artista. E voi? Grazie per aver visto questo video. Non dimenticate di pigiare il pulsantone col cuore sul sito di screenweek.it per non perdere nessuna cine news. Io sono Violetta e mi trovate su tutti i social e su YouTube come Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti. Ciao!